Nessuno sa niente. Stai tranquillo. All'attacco! Mi hai fatto cagare addosso perché non ti avevo visto. Mi sono cacato sotto fortissimo. Aiuto, Poggo. 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 Potresti Ciao. Scendere dall'estintore, per favore? Oggi dobbiamo provare le nuove due modalità. Ah! Ossia, nasco... Dino, ma sei scemo? Hai fatto esplodere l'estintore. Quello serve per spegnerlo il fuoco, non per accenderlo. Vieni qua, vieni qua. Dobbiamo provare le due nuove modalità. Adesso te le faccio vedere. Ossia, nascondino, ti spacco la testa. Se lo vedo. Il videogioco, mamma mia. E poi dobbiamo provare Trash Zone. Non ho la minima idea di cosa sia, ma non vedo. Di sicuro c'entra la spazzatura. Qui ci sono due cabinati fuori uso. Ma? Ma? Ho preso i cabinati! Aspetta! C'è una zona! Ma? C'è un bottone! Scoperto una zona segreta, c'è un ascensore. Cat, io non sapevo di questa roba, è solo che mi sembravano sospetti. Dove stiamo andando esattamente, per favore? Cos'è? Ma? Una macchina! Cos'è questa roba? Tipo una sala giochi abbandonata, ci sono dei biliardi! No, vabbè, che figata. Cat, ma perché sei con una macchina qui sotto? Cos'è sta roba? Ma c'è un water! C'è un water! Ma che cos'è sta cacata? Letteralmente abbiamo scoperto i segreti di Wobbly Life. Ma cos'è sto posto? Io non sapevo ci fosse sta roba. Guarda che ha bloccato la porta con la macchina. Colpa mia. Idiota. Lo so che è colpa tua. E qua? Ma... hai capito dove siamo? Siamo nella parte superiore, non nella parte inferiore. Ma che figata. Ma quindi qui si nasconde una specie di bar segreto. Questa palla si è mossa. Cat, questa palla si è mossa. Si è mossa. Sì, ti giuro che si è mossa. Stava camminando da sola. Ma queste palle sì, non ci credo. Propria. Guarda, guarda. Si muovono, loro ci osservano. Questi sono i creatori del gioco, che sono delle palle rimbalzine. E io direi di tornare alle modalità, perché mi sto leggermente cagando sotto. Sta diventando Roblox Doors, ma su Wobbly Life. Io eviterei. Senti pallina, levati. Quindi proprio come in Prop Hunt su Gmod, uno dovrà nascondersi, l'altro dovrà trovarlo. Ma posso salire qui dentro? No, ho buggato la scala. Cat, per favore, nasconditi, io devo trovarti. Però a quanto pare non è che diventi l'oggetto, devi letteralmente nasconderti tipo sotto i tavoli. Posso buttarmi giù dal palazzo? Ti prego. Te lo sconsiglio. Aspetta, corro con la sedia, spacco tutto. Fatemi buttare giù. Oh, si è aperto qualcosa e mi sa che ti ho già visto. Sei da questa parte, ma sarai imbecille. Guarda che ti ho trovato. Imbecille, vieni qua, fai caccare a nasconderti. Ma... what? Ho vinto! Visto? È stato facilissimo perché fai schifo. Ma c'era pochissimo tempo! Ma se c'era un minuto, ma che problemi hai? Oh, perfetto. Adesso sarò io a nascondermi e vedrai che sarò un campione. Ma come ci si nasconde? Oh mio Dio, Cat! Non mi troverai mai! Sono un genio del nascondiglio! Mi sono praticamente trasformato in un armadio. Ti ho appena detto dove sono. Vabbè, dettagli, non ti preoccupare. Ok. Mi raccomando, amico Bradipo, stai zitto e non fare versi. Per favore, te lo chiedo, per favore. Oh mio Dio, si è avviato il tempo. Cat, non mi troverai mai, stupido imbecille. Ma io sento che tu eri russi. Vabbè, ma perché sto dormendo? No! Ma non ha senso, è più scarso di me. Si è addormentato. Cioè, si è messo a russare, ma io mi stavo solo nascondendo. Ma perché? Adesso rendiamo le cose un po' più interessanti. Questo è il tuo bottone. Questo è il tuo bottone. Mettiti qua. Bravo. Fermo. Sono fermo. Aiuto, lasciami. Fermo così. Rendiamo le cose più interessanti. Sei una bestia. Ti devi mettere qua. Scusa, l'ho confuso. Siamo in due a picchiarti. Ti tiro un pugno di metallo. Oh, mettiti qua. Scusa, l'ho confuso. Fermo. Ah, ma tu sei qui dentro. Ecco cos'era quell'emoticon. No. Ma posso giocare a basket? Aspetta, mi è venuta un'idea geniale.
C'è stato un piccolissimo problema, credo di aver perso prima ancora di iniziare. Che senso? Potrei aver commesso un piccolo sbaglio. Ah. Vabbè, ho capito, ma pensavo di potermi aggrappare sulla roccia, sono caduto nell'acqua. Sono mimetizzato. Ho una torcia circa. No, non stai buono con le torce che dai fuoco a tutta la foresta. Tu mi raccomando, stai zitto, che sennò ci scopre come prima. Non metterti a dormire, ti prego. Qua c'è un po' d'acqua. Sì, io sono esattamente vicino all'acqua. Cioè, non proprio vicinissimo, ma più o meno. Cavavanga! What? Cos'è sta zona? Dove sei finito? Non lo so. Esattamente. Ma perché c'è King Kong? Ma c'è King Kong? Ma scusa, ma in che senso c'è? King Kong, no, via. Sali, no, visto. Maledetta stupida scimmia. Ti vedo. Non sto parlando di Cat questa volta. Non mi vedi, non mi avrai mai. Ho 2 minuti e 30 per nascondermi di nuovo. Sto arrivando. Fermo. Shh. Anche il bradipo adesso è perfettamente mimetizzato. Stai zitto. Oh mio Dio! Nessuno ha visto niente! Nessuno! Forse dovevo stare zitto! Nessuno ha visto niente! Niente! Nessuno sa niente! Stai tranquillo! All'attacco! Mi hai fatto cagare addosso perché non ti avevo visto, mi sono cacato sotto fortissimo! Adesso sarò io a cercarti. Ah, ma non stavi scherzando quando parlavi del basket? Non mi troverai mai. No. Io già so dove andare. No, come già sai dove andare? Maledetto pallone, no! Ho distrutto una torcia, adesso prende fuoco qualsiasi cosa. Vai, canestro al contrario, guarda, aspetta. C'è, no, faccio schifo anche lanciando la palla sotto. Vai, basta! Ucci, sento odor di gattucci. Dove sei? Ah, ti ho visto, imbecille. No, non è vero, non ti ho... visto, tu secondo me stai giocando con la mia psicologia e in realtà sei dietro di me, eh? Sei qui? Da qualche parte? Volevi giocare con la mia psicologia? Dove sei? Non so più, aiuto! Volevo scappare! Ma non ho capito, ma sei svenuto? Non volevo più alzarmi! Cosa è successo esattamente? Mi ero steso, volevo aspettare che tu te ne andavi. Pensavo di venire indietro, ho detto vabbè, mi alzo. Non si voleva alzare più. Direi che con il nascondino facciamo abbastanza cacare. Proviamo Trash Zone, che per delle monnezze come noi credo sia perfetto. No, ma mi ha messo nel trituratore. Oh mio Dio. Lì c'è una ventola. Ah, ho capito, tu devi lanciarmi gli oggetti e io devo schivarli. No. Ho 1:40 per schivare tutte le cacate che mi lancerai. E sinceramente ho già perso. Mi è arrivato un tavolo nel cranio e ho perso. Io non ho parole, ti odio. Sì. Ah, ma cambia proprio il vestito, ma che figata. Allora, Oddio. Io inizierei con questo. Perfetto. Poi un bel tavolino. Adesso ti arriva un televisore nel cervello che tu non hai neanche idea. Sei tutti mobili. Sei tutti velocissimo mobili. Velocissimo. Anche questo. Sei. Devo attivare il mio Sharingan. Tutti. Ma che Sharingan, brutto imbecille. Ti lancio le sedie, ti lancio le televisioni. I mobili enormi. Aspetta. No. C'è un orologio. Come un orologio? Aspetta, mi è venuta un'idea. Ti lancio sia l'orologio che un mobile. Oh, sì, no. Ma dove l'ho lanciato? Ma sono un imbecille. Aspetta. Ok. No. Attenzione, a che serve questo pulsante? Ma... Cat, non lo so, ho premuto un pulsante. Sono successe delle robe
Che figata, spawna anche tantissima immondizia. Oh, oh, oh. Oh no. Oh. Adesso o perdi o perdi, brutto sfigato, ti lancio. Invece vincerò. Uè. Ma che vincerai? No, ma posso fare. No! Cos'è stata sta roba? Non posso buttarmici anche io, no! Peccato, volevo prenderti al volo, hai perso. Il problema è che sei riuscito a fare un tempo migliore del mio, quindi adesso dovrò vincere. Sì, perché io vincerò, supererò 2 minuti senza mai morire. Mamma mia, che botta. Forse sarebbe stato meglio non insultarti. Che dolore. Visto che a quanto pare siamo scandalosi su qualsiasi modalità e facciamo uno più cacare dell'altro, ti sfiderò uno contro uno in questo percorso della morte con delle trappole mortali. Chi vincerà si porterà a casa si porterà a casa qualcosa, non lo so, il mio bradipo, va bene? Ok. Beh, che dire, che vinca il migliore, ciao. Oh, mio Dio. Oh mio Dio, questo mi sa che è anche più difficile di quelli che facciamo di solito. Salta, salta. Oh mio Dio, no. Tengo il ritmo. Non va bene, piccolo bradipo. Ma quale ritmo, ma che stai dicendo? Ma ti fai anche tu di funghetti allucinogeni, perfetto. Okay. Veloce, devo prendere anch'io il checkpoint. Dai, no, odio i trampolini. Piano. Posso citare? Cioè, sei così posso lento? Citare. No, ma no, no, bro! Ma come ho fatto a morire da un trampolino? Te l'ho detto che io odio i trampolini. Non ha senso. Cioè, sono svenuto su un trampolino, guardalo. No, bro, non puoi vincere. Il bradipo è mio e non svenire. No, aspetta. Ok, piano. Posso farcela. Zoom. No, mi sto caccando addosso. No. Aiuto. Okay. Aiuto. Ma quanto è veloce sta mappa? No. Ma è al contrario. Aspetta. Dove sei? Sono su un cerchio. Ma cos'è? No. Cosa? Aiuto. Aspetta. Ok, ho preso il checkpoint. Sì, no, ok. Dai. Sì, posso farcela, posso ancora recuperare, muoviti. Guarda che lì ci sono i guantoni, ma sta per vincere. Zoom. Non va per niente bene. Aspetta, oh mio Dio, al pelo. Zoom. Dai, cadi, ti prego, cadi, per favore. Zoom, signori. Cadi. Ma come fa? Ma li hai fatti tutti al primo colpo? Va bene. No, ok. Ma che volo! No. E basta! Non ce la posso fare. Oh, sì! Campi del mondo! Aspetta, fermo. Non raggiungere il traguardo. No! Voglio il bradipo, cane! Quello che è! Per sempre con me! Non lo avrai mai! E va bene, tieniti pure il bradipo! Io adesso ho un nuovo amico e tunz, paraparatunz! Ma è bellissimo! Tunz, paraparatunz!